Non so se, non credo che si riesca, però. lo rifaccio. Ah, ecco, vedi. No, cioè, c'è proprio quel problema lì. Fammi vedere se si riesce a spostare. Non c'è un programma di cose, questo qua Non no, fa niente, no, perché per vederlo bastava spostare, hai capito? Però vabbè, comunque sembra che funzioni, il movimento. Sì. A questi fotogrammi, questi, il 3, il 5 e forse anche il 7, che si spostano troppo. sono fuori asse, diciamo. Sì, proprio quelli. No, ma il 7 neanche, vedi? Allora, Proprio il 3 e il 5 che vedo con 1, il corpo che è sì. spostato. Allora, prendiamolo, la parte, la pancia, che è un riferimento, 1. Questo qua potrebbe andare, e il 3 è molto avanti, il 4 va bene, e il 5 è molto avanti, il 6 è un po' indietro, e il 7 andrebbe bene, vedi? Abbastanza, è un po' avanti, ma andrebbe bene, e l'8 va bene. Sì, sono soprattutto il 3 e il 5. Io sicuramente il 4, no, Io sì, però non mi ricordo come ti chiami. Titti. Titti, vero? Sono stancata, non ragionavo più. Però il 2 e il 4 lo Allora, ok, ragionavo. salva. Sì, adesso no, stavo controllando le gambe. Sì. No, no, va bene, va bene. No, no, manchi solo tu. Ma lo possiamo fare anche dopo. Sì, non è un problema, eh. Sì. Allora, guardiamo questo. No, In camera, vai a va bene, adesso lasciamo perdere il fiore. No, il fiore è Sì. una porcheria, non c'entra niente. Il passo era troppo breve, ogni No, va tanto mi bene, sono va bene. incartata. No, sembra che Ma c'è devo dire qualche una cosa cosa proprio che non semplicissima, funziona anche proprio senza volto, va perfettamente. benissimo. Però, allora, Facciamo una pausa breve uno, fino e due, ritorniamo tre, per le tre, vi quattro. aspettiamo. Questo, ecco, vedi il piede destro? Rimane lì Non si praticamente. muove molto, non c'avevo molto No, ce ne avevi, altro che. Avevo. Ah, allora mi sono incartata con No, ne avevi altro, finché vuoi. il... Guarda. Sì. Cioè.
sono incartata con i baffi. La punta è qui. Sì, e poi va anche un po' indietro. E la punta, guarda, è qua. Poi questo funziona, tac, tac. No, vedi che questo l'hai fatto meglio? Sì. Questo. Ah, pensavo l'ho fatto peggio. No, no, l'hai fatto meglio. C'è solo quel comunque, fotogramma uno lì. Uno giù, no, diciamo che 1, 2, 3 e il 4 che non va bene. Il 4 che non va bene, sì. Okay. Per il resto siamo a posto. Vediamo come va. Vedi che si ferma praticamente la gamba destra a un certo punto si ferma. Okay, vabbè. Bene, okay, cioè è solo quello. Però ho capito meglio rispetto a prima. Eh beh. Bene. Hai... Bubu. Sì, adesso lo facciamo. Va bene così? Aspettiamo un'altra che sta fatta. Lo so che è piccolo, però mi sembra più dritto. Beh, va bene. Non vedo. Scusa un attimo, prima di... No, volevo andare a sentire da... da... Allora, cosa facciamo? Io c'ero. Per... punto. Rifinisci le cose? Vado avanti nel mondo. E, visione. Le riesci a elaborare o rifai quelle che hai fatto? No, cerco di fare il personaggio. Ecco. Già ce n'è già uno pronto. Ecco, lo fai direttamente con la, lo fai con la tavoletta o lo fai direttamente con la carta? Sì. Come vuoi. Faccio prima sulla contemporanea. Come vuoi. L'importante è che finisci, importante, cioè... Che vai a concludere quello che poi hai fatto ieri, eh? Dai. Un'interazione. Interazione dall'esterno. Finito, è che sto collegando. Sì, sì, ma... Un minuto massimo. E quindi sono pronto. La linea. Oh, la camera è questa qui? Vado. Ci sono dentro. Pure la sigla. Sì. Rieccoci. Riprendiamo il nostro laboratorio schegge animate. Quindi se vi ricordate più o meno la giornata si incentrava sulla caratterizzazione del personaggio per poi ritornare all'esercizio di ieri e quindi ripassare un po' le nozioni su come animare una passeggiata, una camminata del nostro personaggio che abbiamo creato. Quindi riprendiamo da qui e magari adesso cercheremo di focalizzarci sulla scenografia, sull'ambientazione del personaggio. Restate con noi. Allora proviamo a fare una abbiamo a disposizione 8 fotogrammi per fare una piccola scenografia in movimento, cioè una piccola panoramica, una scenografia che si sposta dietro al personaggio. Abbiamo fatto un personaggio che si muove sul posto, su se stesso come se fosse su un tapis roulant. Adesso per dare ancora di più il senso del movimento costruiamo una scena semplice, ovviamente, in 8 disegni. Come si fa? Allora, potremmo fare una riga dritta e basta quella, che abbiamo una scenografia. Però una cosa che possiamo fare in movimento è questa qua. Non sono più pennarelli. Chi è che ha un pennarello da darmi? Ah! Grazie. Abbiamo la nostra inquadratura. Adesso io vi faccio un esempio abbastanza stupido, abbastanza semplice. Questo qui è il nostro punto, il nostro orizzonte. E ammettiamo che il nostro personaggio cammini su questa linea. No, come avete fatto voi, l'avete fatto camminare su una linea. Allora,
La cosa più semplice in otto disegni è costruire una scena che si ripeta. Per esempio, io posso disegnare degli alberelli, per esempio. È un esempio che mi è venuto in mente adesso, non è che sono stato a pensarci più di tanto, insomma. Che sono più o meno in una posizione regolare. Adesso questa è una cosa abbastanza semplice. Cosa succede in otto disegni? Noi abbiamo questo alberello che diventa questo, si sposta. Facciamo camminare in questo senso, questo alberello si sposta qui, giusto? E allora facciamo semplicemente, dobbiamo dividere questa porzione, questo spazio, in otto disegni, che sarebbe uno, punto di partenza e punto di arrivo, che sarebbe il nono questo. Il nono disegno, questo è il numero 1 e questo è il nono. Allora, 1, li dividerò in maniera non precisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Praticamente dobbiamo ridisegnare l'alberello 8 volte spostandolo tutte le volte in maniera che alla fine questo albero si trasforma in questo, si va a posizionare in questo. Questo diventa questo, quest'altro diventa questo, questo e questo qui, e questo qui entra in campo, si trasforma in questo. Così cosa abbiamo? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 alberi che si spostano in loop, solamente in 8 disegni, in maniera abbastanza fluida. Senza... Io posso fare che faccio un disegno. Sì, sì, l'importante è che tu ti faccia una guida precisa, hai capito? Che sia regolare e che ovviamente anche la scena che tu vai a costruire sia... Cioè, si utilizza il suo sistema protetto come scamotage, scusate? No, no, cioè, certo, cioè, tu puoi usare qualsiasi scamotage anche pratico come questo, mi sembra giusto, però è ovvio che in questo caso qui tu non l'abbiamo, facendolo non digitalmente il movimento, lo facciamo animando, per cui cos'ha questa cosa qua? Che l'albero può essere anche leggermente mosso, no? Per cui dà un effetto più vivo rispetto a una scenografia fissa che sposti su un asse, ecco. Questo potrebbe, ecco, una cosa. Un'altra cosa che poi facciamo un esempio, puoi costruire una quinta sempre su questo segno e lo muovi al doppio della velocità. Hai capito? Ah, per la prospettiva. Per la prospettiva, certo. Più vicino. Sì, certo, qui facciamo una cosa molto semplice, voglio dire. Adesso l'importante è che facciamo questo. Questo qua è un esempio molto pratico. È semplice da fare perché noi abbiamo a disposizione 8 disegni, non è che abbiamo a disposizione una panoramica, voglio dire il loop della camminata combacia con il loop della scenografia, per cui alla fine abbiamo una cosa perfetta. Noi diciamo tecnologicamente possiamo prendere il loop della camminata e portarlo all'infinito e muovere la sonografia molto più lentamente, cioè la possiamo fare in 16 o in 32 o quello che vogliamo, nel tempo che vogliamo, Però facendo una cosa legata solamente a questi 8 fotogrammi, questa è la cosa più semplice e anche forse che vi aiuta a capire come funzionano, come funzionano i tempi, come funzionano i movimenti. Qui non ci si può sbagliare, ecco. No? Avete delle domande? Cioè, voglio dire, questo frazionamento... Lo possiamo usare anche nella tecnologia, una volta che sappiamo che questa è la base. Sappiamo che 8, adesso noi abbiamo visto che le nostre camminate le facciamo andare a passo 3, perché il passo, cioè a 8 fotogrammi, 8 fotogrammi al secondo, perché è più... È più è,
con otto disegni è più vicino, è più giusto, più, ha un movimento più lento, anche se meno, un po' più scattoso. In realtà noi avremmo dovuto aumentare i fotogrammi, aumentare i disegni, le intercalazioni nella camminata, per farlo, per avere un passo un po' più dolce, un po' più fluido, un po' più naturale. Però va benissimo così, con otto disegni noi abbiamo comunque una scena completa di scenografia e di un personaggio che si muove in questa scenografia, che secondo me va bene così. Dopo la tecnologia la usiamo come ci pare e con la tecnologia dopo facciamo tutto, cioè chi se ne frega, cioè, però intanto sappiamo come funziona un loop di una scena. Corrisponderà ad ogni fotogramma di albero spostato, un fotogramma del personaggio? Deve essere esattamente così. Se tu volendo potresti usare anche lo stesso lucido, cioè butto lì un'idea, lo puoi anche disegnare sul retro, faccio per dire, volendo. In tempi di magra. In tempi di magra. No, però tu sai, comunque, cioè, questo albero diventa questo diventa questo, questo diventa questo e questo diventa questo. Questo sparisce e questo qui, X, diventa e questo, ecco. E nel caso abbiamo una cosa diversa, tipo se io voglio fare dei palazzi. Tu fai dei palazzi, però i palazzi... Diversi. Allora, hai otto disegni. Tu, se hai dei palazzi diversi, devono essere dei palazzi, un palazzo... Secondo palazzo devono essere uguali però, perché questo deve diventare questo, altrimenti se tu fai un palazzo così e l'altro così, vedi un morphing, vedi un palazzo che si trasforma. E per quanto tempo tipo lo devo tenere il primo palazzo? No, cioè, allora vedi, cioè, tu hai fatto una domanda giustissima, perché se tu vuoi fare una città che si sposta, tu prendi una città e la sposti in maniera digitale o spostando... E dici, ecco. In questo caso mi conviene fare tipo una scala d'animo, sì? E poi muoverla man mano? No. No, io ti sto chiedendo di fare una scenografia che va in loop. Non ti sto chiedendo di spostare, di farmi una scenografia qualunque, capito? Cioè, è questo proprio il discorso che vi volevo far presente. Cioè, se io ho fatto un video lì, quel video della luce della centrale elettrica, dove c'è una panoramica alla fine che credo, adesso non mi ricordo, c'erano 8000 pixel per 720, perché lavoravo in HD, non in full HD, c'era 8000 pixel. Io ho fatto una scenografia, dico così, invece che così, cioè praticamente erano otto inquadrature praticamente, più di otto inquadrature. Ho fatto una scenografia di otto inquadrature, poi al computer gli ho detto dai vai da qua, là, e lui mi ha detto bene, lo faccio, e mi ha spostato la scenografia. E io ho questa, il ragazzo che corre, la ragazza che corre, e sono a posto, hai capito? Questo. Noi abbiamo invece a disposizione solo otto disegni oggi, come non abbiamo tempo, né la tecnologia non ci può aiutare, perché sennò avremmo fatto altre cose, ne abbiamo otto disegni. In otto disegni dobbiamo fare una scenografia che si sposta. E cosa vuol dire? Cioè deve essere sempre quella. Ma non è che è, sì, certo, tu vedi degli alberi che si muovono, non è che è sempre quella. Beh, allora puoi triplicare, quadruplicare il tuo ciclo e quadruplichi o... La scena dopo la puoi fare come vuoi, oppure la sposti, fai tanti disegni. No, questo è un esercizio, questo è un esercizio, non è una cosa che viene fatta, non è un lavoro che viene fatto sempre, anzi non viene fatto quasi mai, o adesso, una volta si faceva. Quello che voglio dire... Per fare economia, diciamo. Noi abbiamo otto disegni, cioè io vi sto dicendo che in otto disegni possiamo fare... Una scenografia che si sposta dietro al personaggio che corre sul posto, perché noi abbiamo fatto un personaggio che si muove sul posto, e questo vale per tutti. Altrimenti avremmo preso la camminata, l'avremmo spostata da fuori campo
fuori campo, l'avremmo fatta entrare da destra e l'avremmo fatta uscire a sinistra e avremmo mantenuto una scena fissa. A quel punto vedi il personaggio che si muove e la scena fissa, e tu avresti potuto fare tutti i disegni, le scene, i palazzi di completamente fissa, un'unica immagine, e andava benissimo. In questo caso, avendo un personaggio che corre sul posto, per dare ancora di più il senso dello spostamento, del movimento, possiamo optare per questa soluzione, ma avendo a disposizione 8 disegni, questo è importante, altrimenti abbiamo tutta la tecnologia che vogliamo a disposizione, però solo tecnologia, sul disegno, in 8 disegni non puoi fare nient'altro, col disegno, cioè hai 8 disegni. No, per quello che prima ho detto, provate a pensarci come si può fare, poi ve lo dico io perché sembra banale, ma in realtà non lo è, non è così banale. Ma se lei vuole fare ad esempio un palazzo in un modulo, un palazzo in un altro, può fare 8 disegni che riguardano un palazzo, 8 disegni che riguardano un altro palazzo. Lei può fare questo, cioè lei può fare... Cioè tu puoi fare una scenografia, tu puoi fare una scenografia, si sta muovendo su uno sfondo. Tu puoi fare questa scenografia, allora, tu puoi fare questa scenografia, poi hai la tua inquadratura e la sposti di uno spazio ogni tanto e te la ridisegni. Questo è quello che, l'unica cosa che puoi fare. Allora hai una città che si sposta, non hai nessun loop, perché non hai nessun loop. Quando il personaggio arriva agli 8 disegni, tu hai questa scena che si è spostata qui, sì. E di colpo, paf, riparte. Sì. Hai capito? Non va in loop. Non va in loop, salta. Hai capito? Se lo devi continuare. Hai capito il senso del discorso? Sì, ho capito. Perché noi abbiamo a disposizione solo 8 disegni. No, ma è bello, no? Perché allora sono capaci tutti di fare una scena lunga, poi c'è uno che la tira, hai capito? Invece è un po' più interessante fare una scena in loop. Avete visto stamattina, vi ho fatto vedere la scena, non so se c'eri tu, la scena di quel cartone animato fatto il principe, che è fatta, allora ve la faccio vedere perché, esatto, il piccolo principe. Allora, va bene, diciamo che non è un cartone animato proprio fantastico dal punto di vista così della grafica, ecco. Allora, qui è stata fatta una sonografia, c'è un loop, adesso vediamo che non mi ricordo di quanti disegni. Uno, due, tre, sono solamente 4 disegni. Questo lo tolgo, scusa, dopo andiamo a scansionare le tue cose. Uno, due. Questo è il 4. Allora, io qua ho una scenografia, esattamente il concetto è questo. Io ho una scenografia, è un loop, una scenografia di quattro disegni, solamente di 4 disegni, che danno l'idea del movimento della scala. Praticamente la scala non sono uguali. Chi è che ha detto uguali? Tu? No, ah no, è stato un... Allora, chi ha detto uguali si è sbagliato. sono tutti diversi. Cioè, voi non lo vedete, però in realtà gli scalini si muovono verso l'alto. Allora, questa qui... È fatta molto bene,
Perché dà l'impressione di una, di, come una vita senza fine. Cioè praticamente è questa scala che gira all'infinito e c'è questo ragazzino, il principe, che corre sul posto come, la, come i vostri personaggi. E evidentemente ha un ciclo anche lui di quattro, una corsa di quattro disegni. Vedete, il ragazzino praticamente, il, questo, il piccolo principe, corre... Corre sulla scala, sul posto, lui rimane sempre qui, muoverà le gambe, il mantello, le braccia, e, ma rimarrà sempre su questo posto, e, mentre la scala gira. Questo dà l'idea del, de, dà l'idea del movimento. Questo è semplicissimo, relativamente semplice. In, in pochi disegni è stata sviluppata una scena. Ecco. E quello che dovete fare voi è questo adesso. Quanti disegni? Quattro. Però magari... Potremmo fare che magari facciamo su due livelli, per no, magari interessante questa cosa è la prospettiva. Sì. Faccio un altro livello, lo faccio andare a 4, anziché tagliarlo lo faccio a 4. Tu lo fai a 4 e lo raddoppi, e lo raddoppi, lo... No, va più veloce, io dico, certo. Livello, sì, diciamo, sì, avanti. Sì, sì, questo, sì, questo lo puoi fare, sì. L'importante è che il ciclo che il, si completi sempre in quei 8 disegni. No? Se tu mi fai un ciclo di tre, non ci salta più. Quindi in realtà le cose che stanno dietro vanno a 8, quelle che stanno avanti vanno a 4. Vanno più veloci. È giusto? Sì. Cioè li vedi passare due volte, praticamente. Cioè tu ci metti un, i sassi, di come, quei massi di come si chiama, Willy Coyote, che passano e ne fai disegni quattro volte da fuori campo a fuori campo e li ripeti due volte, in modo che li vedi passare velocissimamente e mentre la scenografia dietro si muove alla velocità di 8. Allora, ovviamente cosa succede? Che se voi fate due alberi, e in 8 disegni passerà molto veloce perché sono grandi. Se fate degli alberi, tanti alberi piccolini, faccio per dire degli alberi, raddoppiate gli alberi e li fate molto più vicini, il movimento sarà molto più lento, giusto? Sì, sì. Cioè, essendo più vicini, lo spazio tra un albero e l'altro è molto più limitato, molto più vicino, e di conseguenza la velocità sarà molto più lenta, no? Ovviamente. È semplice, da un punto a un altro in quattro fotogrammi è velocissimo, da un punto a un altro in quattro fotogrammi sarà molto più lento. Cioè, io non mi ricordo al liceo, velocità uguale spazio fratto tempo, mi sembra qualcosa del genere, è la stessa cosa, cioè, no? È così. Io comunque proverei, cioè per voi lo dico, cioè come abbiamo fatto il loop della camminata, e cioè, secondo me questo è più interessante che prendere una scena e spostarla col computer, perché qui impari cosa significa proprio quella formuletta lì, spazio fratto tempo, e che ti fa ragionare sulla velocità. È ovvio che non può essere una scena complessa, ma negli anni 60 questo era un sistema utilizzatissimo per fare, quando facevano i caroselli avevano questi loop, usavano anche per via dei costi, facevano questi loop. Sì, aspetta. E arrivo, eh. E, dai, facciamo questa cosa qui, saluto...
Eccomi. Più o meno. Ah no, una domanda, ma il rapporto con la falcata del personaggio di Camino, in realtà, allora, bisognerebbe tenere in considerazione questa cosa? Sì, in teoria sì, sai come lo fai? Allora, tu ti prendi i tuoi 8 disegni e misuri il passo, anche solo di una gamba, la gamba destra, e fino alla conclusione del passo. E guardi quanto spazio... Poi quello spazio lo diviso 8. Quello spazio praticamente diventa questo spazio qui. Esatto. Però considera una cosa, se tu metti il personaggio qui, ha uno spazio. Se lo metti più lontano, in teoria dovrebbe essere un po' più piccolino, perché questo è un po' più lento. Il personaggio qui davanti, in primo piano, è un po' più veloce della scena. Come? Beh, un po' sì. Cioè, è difficile calcolare. Sì, certo, certo. Cioè, lì dovresti calcolare. Allora, se tu metti il personaggio sulla stessa linea della scenografia, dovrebbe essere identico, certo. Giusto? Se tu lo abbassi un pochino, è ovvio che lo spazio delle gambe è leggermente maggiore. Più ti abbassi, più in primo piano lo spazio delle gambe dovrebbe essere molto maggiore di quello, hai capito? Giusto? Sì. Sì, no. Soltanto riprendere questo concetto che non ho capito. Va bene, va bene. Sì, infatti bisogna farlo per forza, perché sì, si sposta pure. Sì, sì, no, ma è certo, certo, no, no, però è il concetto di partenza, che bisogna capire. Allora, resettiamo, ripartiamo. Ieri abbiamo fatto le camminate, tu c'eri, tu no. Tu non c'eri, vero? Allora vieni qua che ti spiego la cosa. Beh, oppure no, se vuoi stare anche qui con tua sorella va bene, cioè... Mi devo spostare qui oppure lo facciamo direttamente su un foglio? No, mi prendo una matita, grazie. Posso? Sì. Allora, ieri abbiamo fatto una camminata. Abbiamo fatto una camminata sul posto, cioè significa che il personaggio camminava come se fosse su un tapirulan, sempre sul posto. Loro oggi hanno rifatto il personaggio modificando un po' i caratteri, hanno elaborato il personaggio. Ricomincio. No, allora, ieri tu non c'eri, ma comunque, siediti dai, non fare il timido. Allora, ieri abbiamo fatto dei personaggi che camminano, sono semplicemente 8 disegni, camminano sul posto come se fossero su un tapis roulant, semplicissimo, hanno 8 disegni che vanno avanti, sono stati tutti bravissimi, hanno fatto braccio sinistro e gamba sinistra avanti, no, e gamba destra avanti, vabbè, una camminata semplice. Allora, stavamo considerando come concludere la scena e abbiamo pensato, l'animazione, abbiamo pensato di fare una scenografia animata, cioè che si spostasse in questi solamente 8 fotogrammi che abbiamo a disposizione. Abbiamo a disposizione 8 fotogrammi perché sono 8 fotogrammi il loop della camminata. Allora, l'unica cosa da fare in questo caso qui è una scenografia animata che si sposta in solamente 8 disegni. Io ho fatto l'esempio degli alberini perché è molto semplice, mi è venuto da pensare a quella cosa lì. Io praticamente, cosa mi succede? Ho una linea di orizzonte, una linea della scena, ho una linea, diciamo, su cui cammina il personaggio, per esempio, e ho questa scenografia di un tot di alberini. Faccio gli alberi perché sono facili da disegnare e si comprende bene cosa significa. Ecco, io praticamente questa scenografia deve fare questo movimento. Se il personaggio cammina in questo senso, si deve spostare in questo senso qui. Allora, questo alberino qui, che si chiama alberino A, B, C e D, questo alberino si deve diventare questo, in 8 disegni. Significa che io devo dividere questo spazio da 1 a 8,
Questo sarà il nono, sarà di nuovo il numero uno praticamente, no? Uno. Allora vado a dividere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e va bene, e 8, questo mi è venuto quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E il 9 è di nuovo come l'1, che è diventato questo alberino qui. Benissimo, perfetto. Questo diventa questo. Questo diventa questo. Qui nello stesso modo dividiamo, eccetera, eccetera. E questo qui, questo diventa questo, e questo qui diventa questo qui, e questo qui ci sarà un alberino che entra e che appare in questi, noi dividiamo questi spazi in maniera regolare, adesso io qui non ho guardato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma ho quasi preso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7 e va fuori e qui sono gli altri. Cioè questo significa che noi abbiamo, abbiamo l'impressione, l'ottica di vedere questi alberini che si spostano. E sembra che continui all'infinito. Questo lo possiamo, siccome questo, la camminata è un ciclo e noi la possiamo fare, la possiamo vedere all'infinito, questo è solamente, in autodisegno fa la stessa cosa. All'infinito vediamo che gli alberi passano. Poi potete disegnare un palazzo, una casa, un palo, una torre, qualche cosa. La cosa è molto semplice, la cosa però che dobbiamo mantenere è il disegno dell'albero, che deve essere sempre quello, più o meno ovviamente, se si può muovere un pochino, ma il disegno è sempre quello lì, perché se questo è un albero e qua ci metto un palazzo, mi cade tutto. Esatto, esatto, non posso più... Vabbè, adesso te ti facciamo vedere delle cose perché sennò a partire da qua. Ah sì, cominciamo, scansioniamo le cose di tua sorella, dai. Così vedi com'è andata. E, va bene? No, guarda, per esempio, no, l'hanno tutti modificato, alcuni l'hanno elaborato diversamente, altri l'hanno pulito, no, e comunque corretto le cose. Non mi ricordo che personaggio avevi fatto tu ieri. Ma no, era da finire. L'avevi scansionato? Dopo lo guardiamo. Cioè, se vuoi riprendere, adesso ormai ci sarà da qualche parte, se vuoi riprendere in mano il tuo disegno oppure farci la scena come vuoi, secondo me conviene finire un po' quello che hai fatto, cioè finire, fai una scena a questo punto, no? Funzionava bene il personaggio? Non mi ricordo. E allora? Vabbè, insomma al limite lo rifinisci. Tu? Sempre a matite, se me lo cerco. Ciao, buongiorno. Allora, tu sei nuova, immagino. Ah, sei venuta? Sai che non mi ricordavo, scusa. No, figuriamoci. Cioè io, perché ne sono venuti dei nuovi anche stamattina, dopo mi scusa. Perché, comunque, visto che sono cose che ho fatto... Ah, beh, vabbè. E non mi interessano per un futuro lavorativo. Beh, vabbè, allora ho capito, mi sembra normale. Mi piace. Vabbè, mi sembra normale. No, beh, comunque stiamo un po' andando avanti, adesso vedi un po' se vuoi... Sì, infatti ho visto già qualche pubblicazione. Ah, beh, va bene. Com'è che ti chiami, scusa? Roberto, vieni. Vieni, che scansioniamo, va? No, accendi tu. Scusa un attimo. Allora, adesso facciamo una cosa. Dimmi come ti chiami, non mi ricordo, scusa. Patrizia. Che Peg bar.
Peg Bar. Ma i fogli già belli. Li ho forati io quelli lì. Li ho forati io. Perché è una macchina che costa. È un aggeggio che costa 2000 euro, cioè 1000-1700. Cioè. Allora. Si trovano forati già i fogli. Però li devi ordinare a Londra. Sempre da questa qui, Chroma Color, a tutto per l'animazione. Conviene comprarli là, farsi spedire, perché se una macchina costa troppo e non ne vale la pena. Io ce l'ho perché ce l'ho da 25 anni. Ecco, guarda, prova a mettere il disegno. Allora, esatto. Perfetto. Vado, eh? In ordine, vero? Dall'1, vero? Che numero è questo? 3. 3. Dovrebbe averlo fatto, non ho sentito lo scatto, ma... Aspetto che si metta a fuoco perché... a fare così, io non so perché faccio questo, prova a vedere così, no non muoverla, la rifacciamo, no, non fa mica niente, dobbiamo rifare dall'uno. No, non fa niente, che figurati. Capita. È sempre leggero, un po' sfocatino, però non riesco a capire il perché. No. Sì, stiamo scansionando, facendo un pencil test. Avevi fatto qualche cosa? Tu avevi disegnato qualcosa? Comunque, sì. No, ieri sono stata solo la mattina. Ah, ecco, non l'hai fatto in tempo. No, però... Sì, dopo casomai ti facciamo vedere. Devo scansionare? C'è la 4 tu? Sì. Questo è il programma che la Peg Bar. Questo è un programma di stop motion che adesso usiamo perché è veloce da utilizzare. Abbastanza, non è di gran qualità in questo modo, ma è veloce, però sì, è veloce. Come? Questo è Dragon Frame, si chiama. No, è un grandissimo programma per lo stop motion. Vedi, pupazzi animati, queste cose qui. Adesso noi usiamo una webcam per far questo e va bene perché è veloce. Lo scanner so molto più lento, però. Ah, quindi per questione di qualità. Sì. No, perché anche come qualità non è... Come? Fare quello scanner libera sempre il foglio fissato. La stessa mani con la telecamera che rimane immobile, cioè non si muove il foglio. Quello scanner invece è un po'... Ah, con lo scanner ci prendi il registro, quello lì, glielo fissi e poi... Hai finito? Oh, beh, figurati. Ah,
Vediamo, eh. Dai, visto? Dai. Dai, che tuo fratello... Allora, questo va bene. Questo il piede forse doveva essere già un po' avanti, eh? Vedi? Che si, però, vedi che si sposta abbastanza poco e poi di colpo... Sì. Vedi? Allora. No, sì, quello sì. Allora, qua c'è un errore qui. C'è questo qua, è un po' un errore, eh? Perché questo piede qui deve, è il piede su cui tu l'hai fatto appoggiare sul piede destro, vedi che qua appoggia sul piede sinistro, qua invece appoggia sul piede destro, invece ancora in questa posizione qui, questo piede appoggia, questo deve appoggiare bene per terra e questo è ancora sollevato, dopo lo guardiamo con i fogli che, e dopo va a appoggiare qua, questo è il momento in cui appoggia. E dopo cambia, vedrai che questo si solleva, vedi? E questo qui dovrebbe essere un po' sollevato e va a appoggiare sull'uno. Sì. Hai capito? Allora, guarda, eh. Allora. Abbiamo detto che erano 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Allora, era 1, 2, 3. Questo va portato un po' avanti. Hai una matita qui? Che te lo segno. Ecco, allora, questo qui è il numero 3, che questo qui era un disegno chiave proprio, per cui il piede dovrebbe essere qui così, nascosto. Sì. Adesso dopo lo disegno un po' meglio tu. Vedi che è anche già più, vedi come è già più normale. E la gamma magari più potesse verso. Beh, così va, non va mica male, qua, se okay. c'è il piede. Ecco, il piede. Poi l'errore invece è qua. È questo, l'errore. L'errore qua, se io prendo 3 e 5 e il 4 e li metto qui, vedi? Guarda, vedi il piede, il tallone del piede è là e deve andare a finire qui, vedi? Guarda, da là va a finire qui, fa questo movimento, no? Vedi? Dov'è? Quello, il 3 è là e questo è il 5, sì. Per cui fa, da qui fa questo movimento qui. Dovrebbe essere qui. Esatto, dovrebbe essere qui. Allora, questo piede qui, questo, il piede, sì. la gamba sinistra, no? La sua gamba sinistra è qui, eh? Nel 3. Ed è qui. Nel 5, va a finire qui, però va a finire qui, così, appoggiata, la gamba viene un po' così, appoggia, ancora perché, no, questo potrebbe essere così invece, forse potrebbe anche andare questo, sai cos'è che manca qui? Che questa gamba non può essere dritta così. Mi dai la gomma? Ce l'hai una gomma? No, c'era? Hai ragione, l'ho usata io, però non c'è. No. C'è. Questa qui. Forse l'ho fatta troppo lunga. È troppo dritta, cioè dovrebbe essere un po' così. Ecco. Vedi? Adesso dopo te la aggiusti tu. E questo qui invece, da là, fa questo movimento qui, il tallone deve essere qui. Allora, sarà...
dopo lo pulisce e lo rimette a posto. E poi devo modificare anche gli altri. Esatto. Comunque vedi. Guarda, tac, vedi? Passaggio e giù. Hai visto? Posto? Prendi anche questi. Arrivo, eh? Sì, sì, no, no, adesso guarda. Allora, questa qui era una cosa, la tecnica che si usava quando ancora si lavorava con la pellicola, si facevano riprese in pellicola, adesso non si fanno più. E come? Adesso digitale, computer. No, la pellicola non esiste più, non fanno più la pellicola, vero? Cioè proprio non esiste più, non c'è nessuno più che produce pellicola, credo che sappia io. Sono tutti in digitale ormai. Una volta lavorando in pellicola, e ovviamente ha chiuso, no? Sì, e cosa, com'era il procedimento? Si faceva tutto a mano, si disegnava tutto a mano e veniva ripreso con delle macchine particolari, si chiamavano truche, con la macchina 35 mm, con le pellicole, e ovviamente i disegni, questi erano fatti su delle pellicole di questo tipo qui, si chiamano acetati, e venivano colorati, vedi, a mano. Dietro. Il davanti, il disegno, veniva fatto davanti e veniva fatto il disegno. Questo qui, in questo caso qui, è fatto a china, oppure veniva fatto a pennino, con tanti sistemi, anche allora fotocopiati venivano fatti. Questo si parla, questo è degli anni, inizio degli anni 90, fine degli anni 80, ma che è quasi la fine praticamente del cinema. Del cinema d'animazione in pellicola, dove è andato avanti ancora un po', ma praticamente era la fine. Questi qui, ecco, venivano veniva incostrato sul davanti, cioè il disegno a matita prima, fatto come stanno facendo loro, veniva fatto sulla carta il disegno a matita. Io non ne ho qua. Poi veniva il disegno a matita, veniva girato. No, veniva inchiostrato sul dritto, in questo caso con un pennino, ecco. Poi gli inchiostratori facevano questo. Poi c'erano le campitrici, in genere erano donne perché erano precise, ragazze, e facevano la coloritura. Con un pennello, avevano un pennello, a goccia su goccia andavano a riempire, campire proprio le parti del disegno, no? Si chiama campitura per quello. E venivano fatti prima i colori chiari oppure a seconda anche della disposizione dei colori, e veniva fatto un colore alla volta, veniva fatto il bianco per esempio, veniva messo a asciugare. Tutti i fotogrammi che potevano essere una scena, diciamo che fosse 100 disegni, 100 fotogrammi, inchiostravano tutti i 100 fotogrammi di questa scena, mettevano a asciugare. Una volta asciugati ci metteva un po' di tempo, riprendevano in mano dal primo e coloravano il rosso, mettevano a asciugare, coloravano il giallo, mettevano a asciugare, eccetera, eccetera, fino a che avevano finito la scena. Questa qui era proprio dal punto di vista tecnico, insomma, e in questo caso c'è anche una scenografia. È una scenografia in movimento, anche questa fatta con la stessa tecnica. Non tutte le scenografie, le scenografie fisse invece erano realizzate su carta, cartoncino, con le tecniche più diverse, acquerello, tempera, eccetera, eccetera. Però non ne ho qua, non ne ho. Qui non ne ho, di quel tipo di scene lì. Sì.
corona. Da? La corona. Sì. Dovrebbe essere una corona. Sì, è una corona. La parte in cui la, fuoriesce la testa, diciamo così. Come si fa a colorare quella piccola parte? Ah, certo, deve, cioè, no, no, in questo caso qui sicuramente hanno colorato prima la parte gialla perché sta di sopra, no? Un po' come i livelli. Cioè. È un po' come i livelli, devono stare precisissimi però, quando colorano il giallo qua devono essere precisissimi, poi potevano essere meno precisi nel colorare l'arancio dei capelli, ma in realtà devono essere precisissimi lo stesso. Comunque era fatto a goccioline, cioè erano goccioline perché, lo dicevo anche ieri, se fosse questo colorato con la tecnica normale, con il colore tirato, poi sul dritto, con le luci, avresti visto le trasparenze, perché il colore non avrebbe la stessa uniformità di spessore. Se avete visto un colore che si fondeva col dato, sì. Beh, fondere no, perché erano colori asciutti quando venivano colorati, non è che si fondessero il colore, ma si vedevano le trasparenze, cioè nel senso che in alcune parti poteva esserci meno colore piuttosto che, hai capito? Quello era il difetto in questo caso qua. Altre cose che ho da farti vedere, non lo so, che ho fatto vedere ieri. Beh, questo qui è abbastanza, questi qui sono due livelli, qui c'era una scenografia che dovrei avere non colorata, dovrei averla però. Dovrei avere un... Cioè, è che ieri ho fatto un po' di casino, ho tutto un po' sparso. Però avevo una scenografia che secondo me era proprio quella di questa scena qui, che era non colorata, ti dico. Questi erano i layout fatti così a matita, cioè erano gli schizzi preparativi delle scene che poi il risultato era questo praticamente. Questo in questo caso era una scena fissa, vedi? Il risultato di quella lì che hai visto. Questa qui era una... era una scena in cui venivano dati a tutti i personaggi, questi erano fissi ovviamente, in questo caso qua il trono e i personaggi fissi, tutti i colori che venivano dati a questi personaggi. E questa, vediamo se potrebbe essere, dai, diciamo di sì. Ce n'era anche un'altra però di quelle lì, fatta bene. Questo vedi è più o meno la stessa, quasi risultato, non è la stessa, è un'altra inquadratura. Questa si chiama sequenza 3, questa non lo dice, ma vabbè, diciamo che... Esatto, vedi come il risultato praticamente era questo qui. Poi stavo cercando... la corrispettiva, che ce ne avevo una, porca miseria, forse questa, diciamo che fosse questa qui. Riprendiamo in mano questo personaggio. Allora, prima io però di questa non ho il definitivo. Allora, prima era stato, infatti vedi che non è... Sì, non è esattamente, comunque diciamo che è così. Questo qui era lo schizzo del layout. Prima si fa la storyboard, che è l'insieme di tutte le scene di tutto il film. Di ogni inquadratura si fa un layout, e questo qui è il layout della scena in cui si vede com'è l'inquadratura di questa sequenza. Questa qua sarà la scena, non lo dice, comunque. Infatti probabilmente erano preparativi anche questi. Una volta fatto il layout si passava all'esecutivo. Questo qui ancora non è proprio perfetto, non è un esecutivo, poteva essere un tipo questo, vedi? Un esecutivo, questo fa finta che fosse l'esecutivo, e sull'esecutivo della scena poi veniva piazzato la scena colorata, il personaggio, sempre con i registri, messo il registro, potrebbe anche essere così. Qui ci manca qualcosa, c'era una quinta probabilmente.
e qui veniva piazzato il personaggio, ecco, era circa così, ovviamente c'aveva anche la bocca che parlava e qui una quinta, poi c'erano altre cose. Qui fa conto che questa scena qui comportava scena, primo il personaggio, gli occhi del personaggio, la bocca del personaggio, 4-5 livelli di sì, più poi sì. Com'è? Questo è il movimento. Identico, ma questo è il movimento, cioè gli occhi e la bocca che si muovono qua. Beh certo, è la stessa cosa, identico, identico, esattamente. Oh, qui parliamo di dall'inizio degli anni 90, questo, poi è andato avanti ancora per un po', fino forse all'inizio degli anni 2000, fino al 2000 ancora in pellicola facevano delle cose, poi ormai non lo fanno più. Questo qui comunque è del 91, credo, mi sembra che fosse del 91, 91-92 insomma. Ecco, questo è una cosa così, insomma, abbastanza interessante da vedere. Poi altre cose che ti posso far vedere, questo ecco, questo qui era quello che serviva a noi, noi animatori, a tutti gli animatori. Eccolo, il riferimento per il campo. No, questo qui è il campo cinematografico o televisivo. Praticamente ogni inquadratura doveva rispecchiare un po' questi campi. Campo da campo 12, campo 11, 10, 9, no. Questo qui è un campo, lo vedi, questo è un campo cinematografico, questo è il campo televisivo e questo è il campo cinematografico. Questo vuol dire che al cinema questo lo vedevi di queste dimensioni, in TV lo vedevi così. Sì, beh, in realtà era un po' più grande di questo. Questo guarda solo come è fatto lo schema, sembra uno schema delle TV degli anni 50, cioè, hai capito? Come? No, questo non si usa più perché questo qui è un 4 terzi praticamente. Adesso sono tutti 16 noni. Hai bisogno di qualcosa? No, sto cercando di fare. Ah, di carta normale. Ah. E questo era utile perché in tutti i movimenti di macchina le indicazioni che venivano date dal regista venivano dal regista a chi doveva lavorare, serviva per indicare se c'erano, quando e se c'erano dei movimenti di macchina. Che campi usare, cioè qui per esempio in questo caso non c'è niente, ma poteva esserci un primo piano sul personaggio. Allora questo è un campo 8 credo, sì, un campo 9, guarda, no, questo qui è l'8, no, sì, un campo 9, era un campo 9, cioè il regista decideva di fare un primo piano sul personaggio, casomai spostava questo, spostava il campo sul coso, poi dice vabbè, ci disegnava il campo 4 e poi su un altro foglio disegnava un percorso tratteggiato di che si trova a significare il tempo, tutti i fotogrammi che doveva utilizzare l'operatore per fare quel movimento di macchina. Esatto, che vediamo se ce l'ho velocemente da qualche parte. Ovviamente, ecco, tipo questo, l'ho quasi trovato. Questo qui era una guida che serviva a fare un movimento di macchina. E questo qua veniva piazzato sulla macchina da presa. C'era la macchina da presa con tutte le luci e diciamo i registri, i peg bar dove venivano posizionati i disegni. Poi aveva un pantografo che andava a finire su questo tavolo con una punta precisissima, leggerissima, che andava proprio, veniva posizionata e l'operatore spostava a mano tutto questo pianale finché la punta coincideva con questo riferimento, scattava con queste manovelle, spostava il tavolo di un millimetro
lo spostava, scattava, poi di nuovo spostava, vedi che non è orizzontale questo, è leggermente obliquo, per cui doveva anche muovere sia in senso orizzontale che anche in senso verticale, in maniera, fino ad arrivare al punto, hai capito? Dal punto zero, questi erano 73 fotogrammi, cioè per fare questo movimento praticamente erano, sì, cioè... Un secondo di presa sono 25 adesso, una volta erano 24 quando c'era la pellicola. Questo qui praticamente erano 25, 50, 73, erano quasi 3 secondi. 3 secondi, fatti così ci voleva il suo tempo. E poi c'è anche una considerazione da fare, che tutte le panoramiche erano fatte a passo 1, queste erano fatte a passo 1, casomai i personaggi sopra si dovevano muovere a passo 2, per cui doveva fare il movimento della scenografia, o per dirti spostarlo di 1, e i personaggi doveva fotografarli per 2 volte, vabbè, complicato da dire. No, allora, doveva spostarsi ogni fotogramma. Fotogramma doveva spostare la scena di un fotogramma. Mentre il personaggio doveva fotografare 2 volte. Perché il personaggio si muove passo 2, mentre la scena si muove passo 1. È complicato, però era così. No, aspetta, ho capito che è facile da capire, era complicato per l'operatore da fare, era un casino. Era complicatissimo, cioè, no, era una cosa mostruosa. Ecco, anche qua c'è un altro movimento di macchina, vedi? E questo qui è palese che è uno zoom, vedi? Da 1 a 120 e da campo 7 a campo 4. Questo spazio qua, questo spazio qui, corrisponde probabilmente a questo qua. Probabilmente era un... Non lo so, perché qua c'è 1,120, bisognerebbe capire l'operatore che cosa... Però è questo. Cosa ti posso far vedere? Vabbè, questi sono gli schizzi di scene, studio dei personaggi, questo è uno studio dei personaggi, questo è lo studio della scena che abbiamo visto prima, guarda, la scena che abbiamo visto prima, Hai visto? Forse è ancora qua? No. Sì, quelli sono i layout. Vabbè, perdo tutto, quando sono a casa devo... E comunque, vedi, questo qui però è il primo schizzo, questo è il secondo, poi abbiamo già visto prima qual era il risultato finale. Però vorrei tirarlo fuori, Perché... no, anche così perché lo facciamo vedere. No? Tiriamo fuori questo, guarda, questo, facciamo così, questo è il primo, questo è il primo schizzo di base, già probabilmente di sotto, vedi, era tutto proprio tirato, giusto la fuga, la prospettiva, poi qui c'è già un... Qui c'è già un'elaborazione un po' più precisa della scena, con i personaggi, si vedono già più i personaggi un po' più delineati, e questi erano già praticamente precisi, sì. E questa qui è la scena. Ovviamente manca la scena, proprio la scenografia, che io non ho, che è finita da qualche parte, e che probabilmente era fatta su in tempera, cioè, non me lo ricordo, sì, sicuramente era fatta in tempera, e questo era praticamente la scena. Poi dopo sopra c'era il personaggino, il principe che si muoveva. Questo è un bel passaggio da vedere. Altre cose da vedere che ti possono interessare.
Vabbè, qua abbiamo niente, qui non ci sono grandi cose da vedere, se non il colore. Vabbè, qua niente, brillo non interessa. Questo l'ho fatto, questo è un esempio della, è un esempio solamente, purtroppo non ho una cosa reale. Questo qui è un esempio della regia, si chiama foglio macchina questo. È un foglio grande, è un foglio, cioè l'ho visto poco fa. Vabbè. Questo è vuoto, praticamente lo stesso foglio. Questo qui si chiama foglio macchina, X-Sheet. E questo qui praticamente è la regia, dà i comandi, dà le istruzioni all'operatore di quello che deve fare su una scena. Allora qui ci sono tutte le indicazioni, vabbè, produzione, data, direttore di animazione, camera, volta, tutte quelle, titolo del film, eccetera, eccetera, cliente, se c'era un cliente. Qua ci sono delle indicazioni che sono indicazioni sonore e montaggio, indicazioni solamente, colonna sonora, qua è battuta la colonna sonora se c'è una colonna sonora, e numero di fotogrammi che vanno scritti ogni volta, e qui il tipo di azione. Qua ci abbiamo extra che potrebbero essere le quinte, cioè partiamo dalla scena più, dal livello più in alto. La quinta, poi si passa a un livello più basso, eccetera, eccetera, fino al fondo, la scenografia. La scenografia è il livello più basso, no? Allora, si parla scenografia, poi abbiamo tutti gli altri livelli. Poi, anche qui di nuovo, il numero di fotogrammi. E qui ci sono delle indicazioni. Allora, per esempio, in questo modello qua, abbiamo proprio solo qui è un'indicazione, musica di sottofondo, e ad un certo punto qua dice proprio rumore di folla, evidentemente sulla colonna sonora c'è questo rumore di folla, e che finisce a un determinato fotogramma, qui al fotogramma 80, scritto ovviamente. Poi, per tutto il film, per tutto. Questo qui, l'animatore capo, il regista, ha sotto controllo tutte le scene. Ogni scena lui si mette, finisce la scena, ha tutti i fotogrammi nelle cartelle, tutti i fotogrammi, e comincia a buttare giù, scrivere fotogramma 1, numero 1, questo. Questo è il numero 2. Allora c'ha, questa si chiamerà Piccolo Principe, scena 92, e verrà scritto, vediamo qui comunque nel titolo, scena 92, questo è il frame 2, allora metterà, e passerà al numero 1, poi ci metterà il numero 2, se è a passo 2 lo metterà dopo due caselle, e va avanti così, prima mette la scena e la tira fin dove va, vedi? Qua c'è per esempio la scena A e va tirata fino al fotogramma 40, 25, fino al 25, e qui lo segnerà, poi ci mette fotogramma 1, fotogramma 2, fotogramma 3, eccetera, eccetera, a passo 2, per cui salta tutti i caselli, e poi dopo metterà tutti i livelli che corrispondono a quella determinata azione. Poi, qua in questo caso dà anche delle altre indicazioni. Qui dice, va bene, lampo 10 centro, significa che in apertura c'è un flash, un lampo, e scrive anche come viene fatto. 10 fotogrammi di fondu d'apertura, praticamente ti apre da nero, va alla piena luce, e questo veniva fatto non chiudendo l'otturatore, cioè proprio chiudevano l'otturatore, scattavano, aprivano di non so quanto, non lo so esattamente, aprivano tac, fino a che arrivavano all'apertura completa dell'otturatore e via. Poi avanti così, poi qui ci sono altre indicazioni di solvezza crociata di ben 12 fotogrammi, sempre seguendo i fotogrammi. Qui in questo caso poi c'è scena A e scena B, sono evidentemente due scene sovrapposte, una scena e una quinta. Vai avanti così, poi qua
andiamo a vedere, qui ci sono delle scritte e qui c'è il labiale, qua dove c'è colonna sonora viene messo il labiale, e qui in questo caso dice film d'animazione, e ogni due fotogrammi ci sarà l'audio che dice F-I-L-M, cioè proprio senti proprio film e combacia con quei due fotogrammi. Come? Beh, prima viene fatto l'audio, una volta che viene fatto l'audio, sempre il regista che poi butta giù la cosa, sa che quella... il labiale del personaggio che dice film d'animazione, quando dirà la parola F, che c'era la bocca fuori, che dirà F, durerà due secondi, due fotogrammi, e qui lo segna, hai capito? Qui è segnato la colonna sonora, qui, e via così. Questo è il foglio macchina, è la regia. Quando il regista ha compilato tutto questo, questa roba qua mostruosa, che possono essere qui, vabbè. Un secondo, cinque secondi, appunto, ti puoi immaginare cosa significa con tutte le indicazioni. Con questo qui, l'operatore che non ha visto niente di quello che è stato fatto fino a quel momento, e non gli interessa perché lui, il suo lavoro è quello di concentrarsi solo su questo, ha tutte le indicazioni per fare esattamente quello che il regista gli ha detto. Questa è la vera regia del film d'animazione. Vabbè, qui cioè, sai perché? Perché ha 40 anni, 35. Scusa. Come? Il foglio macchina? Certo che si usa. E si usa in elettronica. In elettronica. Cioè, ti faccio vedere. Vuoi che mi giri? No, l'ho mandato direttamente da lì. Sta andando bene.